poi, ma uno più importante, per esempio, anche Battisti, no? Lei verrà, non verrà, eccetera, eccetera. Sì, però credo che qui siete maliziosi, mica da ridere. Sì, sì. Io mi prego anche da bravo medico, perché se uno dice lei verrà, dove credo che sarebbe, ci può dire che era, lei verrà, io per esempio l'avevo intesa, verrà la fortuna, verranno i cambiamenti, verranno la cosa, lei verrà, allora, che riduno. No, no, visto che ci siamo, facciamoci dire che cosa voleva dire lei verrà. Esatto. Niente, io non intendevo assolutamente. Vabbè, a professore, facciamoci vedere. Come tutte le poesie, l'autore ci mette di più di quanto lui stesso crede. Visto che, per esempio, fu censurato una canzone di questo Edo Righezzi, perché diceva tu nella mia vita, e il censore pensava che intendesse tu sei dentro nel giro vita. Ma anche al censore bisogna farlo vedere, poi diamo anche tanti censori per avanti. Sono un po' più complicato. Per cui c'è il venire nuovo visto e poi c'è il verbo dare, che è quello della pensée. La pensée non è così innocente, insomma, una descrizione della pensée molto dettagliata, del partita, parla delle farfalle molto prima della Belen, e la pensée veniva usata dalle prostitute per dichiarare il periodo in cui non potevano essere in vendita per via delle mestruazioni, come nella Traviata e così via, e quindi c'è poi Benadai, come la mano delle ragazze di Porta Romana di Gaber, Benadai, come in Compagni di scuola di Venditti che dice che la dava a tutti la quella della prima fila che fu censurata. Sì, ma quello ci stava, qualcuno ha avuto una compagna di scuola che la dava a tutti perché a te, ma questo...